Una villa ricca di storia che sembrava essersi fermata negli anni 40. È stata la casa di uno dei maggiori analisti della prima metà del XX secolo, Leonida Tonelli, che si laureò nel 1907 a soli 22 anni. Nel corso della sua carriera cambiò varie cattedre, alternando la sua vita da professore a quella di volontario nella Prima Guerra Mondiale. Fu membro di prestigiose accademie, tra cui quella pontificia e dei Lincei, che nel 1927 gli conferì il premio per la matematica. Nel 1930 il suo prestigio era già noto e la celebre Università di Pisa lo volle per risollevare le sorti del Dipartimento di Matematica. Rimase lì fino alla sua morte avvenuta nel 1946. A seguito dei bombardamenti su Pisa del 43, che resero la sua casa inagibile, si trasferì in questa villetta di campagna, che entrò in qualche modo nella storia. Strinse contatti costanti con le bande partigiane che operavano sulle vicine montagne, e si dice che nella villa vi era un deposito clandestino di armi e si tenevano le riunioni segrete dei partigiani. Adesso immergiamoci in questa villa ricca di storia e scopriamola insieme. Ciao, benvenuti alla villa del matematico. Entriamo subito a vedere cosa c'è. Torcia alla mano. Non è che magari sto sentiero di qua taglia in qualche modo. Ah no, però mi sa questo sto sentiero di qua si Quello dove c'è buca al cancello. sì. Mazza, è un bordello qua dentro. Qua è tutto crollato, attenzione. Guarda il tavolo. È un bordello, è tutto crollato. Guarda qua, che scritte, le formule matematiche. No, no, cioè qua si passa, però è molto Pericoloso. pericoloso. Apriamo un tavolo. Cioè, guarda qua. Mamma mia, Quelle sono le anche scale, infatti. se non sei Guarda qua, le formule matematiche. Guardate sempre su e giù. Hanno fatto un mezzo casino, eh. Mi sa che in queste condizioni un po' flop. Gen 1946, sul giornale. Non capisco che ci sia scritto qua. Qua non ci sta niente, armadi con una scala. Equazione differenziale. Mi sa l'unica è quella. Qua tutti i giornali, guarda, tutti i corrieri vecchissimi. Ammucchiati qui, tutte pagine del Corriere. Non mi tolgo, eh. Qua stanno le olive addirittura. Carina sta poltroncina. Una donna bella, un modello.
È pieno di formule. Tutto per terra, però stanno fatto un casino. Hanno veramente tirato. I documenti sono tantissimi. Ti ricordo di Pisa, erano i primi esattori d'Italia. Poi c'è stato qualcuno dopo. Sì. Allora c'è la bottiglia fresca. Sì. Che Grazie che prima non c'è stato qualcuno a fare. casino. Il problema è quello di dietro. Infatti è un casino. Io che stavo in questo. Cosa? Algoritmi. Algoritmi. Dalle proporzioni 2 vi si ricava A uguale. Eh sì, che Porco Giuda. casino, ma non c'è mai stata Guarda là, cosa guarda là dentro simile. pure Cioè, però. infatti, poi i punti sono interessantissimi. Cioè, tutto scritto a mano, te. Guarda quella lettera, bellissima. Scriviamo, Infatti, guarda che no? Dove è che un non casino. ho trovo qualcosa di Però importante. bellissimo. Mi piace perché è scritto le tue storie qua. Peccato che è un casino. Carino, Urbex Yeti, iscriviti. Che casino, ragazzi. Vediamo di qua. Uè, carino questo qua. Mi piace sto studio. Oh, la televisione, è strano che non l'hanno spaccata. Questo è lo studio del matematico, forse. Qua c'è un casino. Storia tutta buttata a terra, tutta buttata a terra. Sopra no, solo là che passo. Tutta la storia buttata a terra. Là, no. Ma sicuro? Ah, ma porco dio, c'è vero. Che dici sopra? Che sì, questo. Qua, vedi. Qua un po'. Bisogna stare. Cinzano. Qua sta una sedia a rotelle. Mi guarda c'è Calvino, non ho visto. Perché il giorno. Qua anche siamo sottotetto, è crollato. Poi là c'è una stanza piena di libri. Di qua, però non so se è molto affidabile andarci. Di qua. Là. Non so. Basta cosa per aria, è pieno di chiodi. Ah, vabbè, niente di che.
Qui qua c'è calendario del gennaio 2000. Vediamo un po' Nick cosa sta facendo la foto. All'orso sopra il letto. Che è quello? Guarda quella boccetta. Che è sta boccetta? La boccetta sciroppo, non si capisce. Dai, dietro il letto, facciamo fare. Un po' ma che è sta roba? Castagni, vedo. Castagni a fondo. Dove? No, no, intendevo sti cosetti. Qua mi sembra tutto un bordello. Qua forse ci dormivano. E qua pure è tutto un casino. Aspetta, prendo la luce. Eccoci qua, c'è. Qua non so se conviene infilarci. Perché sopra, vabbè. Ma le travi sono buone. Pure le travi acciaio ci stanno. La pressa, mulino a pietra, figo. Il regno di Nicola. Vai Nick. C'è tutta la nota boh, c'è tutto passare in greco. Sì, è tutto neggiare. Quindi le piane di lamigiane. Si le porta via la lamigiana. Mazza quante. Qua è pure piena questa. Sembra che c'è una muffa dentro. Sì. E tutti aerei oggi. Mazza, guarda qua quante. No. Ma un matematico che beveva. Perché non vino a pietra? Eccolo. C'è sta nei damigiani, niente per dire. C'era un frantoio qui. E i damigiani del vino, niente. Qua che c'è crollata la casa. Dalla villa del matematico adesso ci rimettiamo nella vegetazione e ce ne andiamo. Alla prossima.